sit-in sotto al comune di Teramo in via Carducci da parte dei lavoratori della Tercop e sindacati per protestare contro il bando di gestione parcheggio a pagamento in città. Questo perché, come più volte denunciato dalla cooperativa sociale, l'amministrazione comunale avrebbe discriminato i progetti proposti dalla Tercop, optando per un project financing, che, come ribadito anche dai sindacati, non tutela i lavoratori, questo nonostante le rassicurazioni fatte in questi mesi dall'amministrazione comunale. Purtroppo non garantisce posti di lavoro e soprattutto un bando che di fatto relega a delle promesse mancate, a delle parole al vento dell'amministrazione comunale di Teramo, perché ci avevano garantito l'impegno delle 36 ore, dei 26 posti, invece in realtà scopriamo un bando con 23 posti e l'assessore adesso qui ci ha comunicato che in futuro forse l'amministrazione ha messo a disposizione quei 60.000 euro che potranno coprire altri posti e in più, dulcis in fundo, 4 lavoratori dei 23 a chiamata, ossia lavoratori che non avranno assolutamente la certezza che possano prendere uno stipendio al mese. Quindi questa è la situazione, noi siamo qui a protestare perché crediamo che un ente pubblico non debba tagliare posti di lavoro, un ente pubblico non debba tagliare le ore e soprattutto dopo un anno e mezzo di interlocuzioni ce lo dovevamo dire prima, questo senza ombra di dubbio. È arrivato l'assessore Verna, abbiamo fatto delle semplici domande, quelle che abbiamo ribadito nel comunicato stampa, perché il lavoratore è chiamata, perché il taglio delle ore, nessuna risposta. Noi non ci fermeremo qui perché crediamo e siamo certi che un atteggiamento del genere non può essere un atteggiamento di un'amministrazione pubblica, perché l'amministrazione pubblica deve tutelare i suoi cittadini, un'amministrazione pubblica deve fare l'interesse della città e dei suoi cittadini e quindi garantire i posti di lavoro e non tagliarli. Si potevano trovare tante altre soluzioni, si potevano gridare gli allarmismi prima dell'uscita del bando, invece le uniche parole che ci sono state sempre rivolte: state tranquilli, garantiremo i posti di lavoro, non vi preoccupate. E questo non è avvenuto. Promesse mancate e parole davvero buttate al vento.